ricorrono, il filo spinato, altre cose. E anche lei mi leggerà un po' come Enrico delle poesie che le sono nate, insomma, nate dalle ombre, dalle luci, delle illuminazioni interiori nel periodo del coronavirus, quindi sono importanti. Però tutto quanto continua, sto parlando agli artisti che oggi mi confortano, che c'erano la Sara Allegretti alla mia sinistra di Napoli. Che mi ha portato una sua bellissima tigre, altre Anna, insomma, altri coniugi, e mi ha portato, diciamo, e poi soprattutto mi ha portato una grande emozione, perché per me che da bambino assistetti alla famosa dice, l'arrivo, l'approdo alla Luna, dell'uomo alla Luna nel 69, nell'estate del 69, il famoso erano in tre, voi sapete, soltanto due sono scesi sulla Luna, Armstrong e Aldrin, se non ricordo male, mentre Collins stava su, e è bene che sia rimasto su, se no non potevano salire gli altri, quindi doveva aspettare nel modulo. E quindi lei mi ha portato un quadro suo nato da questa foto, direi storica, che è la foto che Neil Armstrong ha fatto alla Terra, dalla Luna, vista dalla Luna, per così dire. È una foto incredibile, con questa Terra che emerge dal buio. Infatti vedete che, ecco, grazie, ringrazio Salvatore, vedete che è schiacciata da questa oscurità, però e si vede perfettamente l'Africa, si vede la penisola arabica, si vede anche l'Italia, senza nubi, l'Asia invece un po' innevata di nubi, diciamo così. Ed è emozionante perché è veramente la foto del nostro pianeta. Ecco, adesso è meraviglioso la sua capacità di restituire insieme la foto originaria e l'opera d'arte. Come se una avesse avuto bisogno dell'altra, una contenesse l'altra, che hai fatto un passaggio doppio memorabile. Grazie Salvatore. Complimenti Sara, adesso poi ne parliamo. E dall'altra parte è tornato, sul lato destro è tornato a trovare Paolo Fanti, Pratese, grazie. Ma poi per poi ritornare all'inizio. E abbiamo la Sara. E devo dire che Sara ci ha portato questa tigre. La tigre ricorre molto nei tuoi quadri. Io mi ricordo anche in una mostra, ma anche in televisione, mi ricordo che ci hai portato un quadro che ci è Claudio della rimasto molto Tigre, impresso. noi e Era la Tigre, verticale, che era noi e la noi e la tigre, che Tigre, eravate tu, tuo il mio compagno. marito, il tuo compagno, e in mezzo questa tigre domestica, familiare, che tu insomma in qualche modo acquietavi un po', ma faceva parte ormai del vostro habitat Sì. ed era molto fascinosa. Invece in questo contesto adesso come la Ho racconti? dipinto una tigre al tramonto. La tigre ha lo sguardo fiero per aver superato la giornata ed è Sì. Beh, pronta per affrontare un nuovo giorno. bello Per questo. dipingere il È quello che tramonto. pensiamo pure noi, però insomma, diventeremo delle tigri pure noi. Dice, Sì. questo, anche oggi siamo riusciti ad arrivare alla fine della giornata. Bellissimo. Per dipingere il tramonto ho preso come riferimento una foto che ho scattato quest'estate al Vesuvio. È Sì. stato uno dei tramonti più belli che abbia mai Bello, visto. E credo sia bello. praticamente impossibile quando si guarda un tramonto non riuscire a sognare. Sì, lo penso anch'io. No, volevo dire una cosa che, ecco, intanto Salvatore sta dando spazio alla tua tigre, devo dire che poi i colori cambiano. La cosa Sì. bella è che il monitor, un quadro, c'è sempre questo gioco dei colori che sono sempre diversi. Quindi adesso io ne vedo due di quadri. Uno è questo che sto vedendo dal Sì. vivo, che è più splendente, e l'altro è veramente il tramonto, perché lì si sente che la luce sta calando. E mi sento di poter dire, siccome tu l'hai scattata dal Vesuvio, quindi dall'alto, quindi mi sento di dire che c'è questa luce. Si sente che la tiga è arrivata in cima, non crediate, in cima al Vesuvio c'è, cioè, come massimo controllo, massima guardiana, c'è una tigre, quindi non, fate i bravi. E c'è questo cielo incredibile. La tigre è fascinosa di suo, però devo dire che di questo quadro la cosa che mi piace di più è proprio la luce, il cielo, questo sentire fortemente il fatto che lei sta in alto. Sei riuscita a darlo questa luce, questo gioco di luce, di una strana Grazie. rifrangenza che si sente che non sta lì, nella savana, nella pianura o nel vostro salotto di casa. Si sente che lei sta in alto e che c'è tutto come dire, un orizzonte da riconquistare. Ecco. Che stai preparando anche altre cose?
tu spieghi che e ho voluto mettere questa in evidenza è la foto da cui fede. Sei partita, è il brindisi sì. Del ristorante e... ho messo in evidenza la fede utilizzando una polvere dorata perché certo. È il simbolo del matrimonio certo, ah questa è una cosa e bella. Credo sia un'ottima idea regalo per una coppia di giovani sposi da esporre al ricevimento nuziale certo, certo che beh, oggi certo. Anche il più grande degli eventi viene immortalato attraverso la foto. Mi viene in mente che per i matrimoni spesso i regali si pescano, liste per nozze, dicono, no? Io ti do una lista e tu vai a, non so, che tipo di, può essere di tutto, so, coperte, cose, in cucina, i piatti, i servizi. Io credo che un quadro sia la cosa più bella, sì. Che rimane ferma quell'immagine, la fa diventare qualche cosa di più di un istante fotografico. Ma entri in riva al mare, il mare vuol dire l'orizzonte, sì. L'orizzonte ti diverti sempre, mi ricordo anche nella foto della moto, ti diverti sempre a mettere queste nuvole che sono nuvole simpatiche, alleghe, non pericolose, sì. Sono delle nuvole briose, capito? Mm. Che in fondo, come dire, accarezza, eccole qui, vedi, i denti. Sono le stesse, hanno fatto un giro poi sono più tornate. O meno, sono foto che ho scattato. Sì. E in qualche modo aiutano anche l'azzurro ad essere azzurro, perché vedete questo gioco splendido del mare che lascia lo spazio al cielo, no? Che è soltanto anche un cambio di colore, un cambio di tono, e le nuvole lì consentono proprio, capito? Sono un elemento discriminante, consentono anche all'azzurro, al celeste, di diventare ancora più celeste, più azzurro, perché lo liberano. Oh, questa è Tamara Delempicca? Sì. Che hai fatto? Che cosa hai... ti sei divertita? Sì, questo è un dipinto che... Lo feci al liceo, in pratica, certo. Sì, l'unico vecchio, poi l'ho fatto tutti la ora. Tamara questi, è stata molto quarantena. Fascinosa per sì. Ragazzi e ragazze, perché insomma aveva in decenni molto i colori lontani, forti. Aveva liberato, aveva dato un senso di freschezza, anche di sensualità, parliamo degli anni 20, anni 30, lei conobbe D'Annunzio. Sì. E molto bello questo gioco, questa tenerezza anche tra donne, questa bellezza che, direbbe Enrico Maria Camardo, è anche un po' thriller, perché è piena di ombre, di un trasporto anche. E poi i colori dell'Empica è restituito. Questo gioco, queste labbra a cuore, con questi rossetti incredibili, questo verde, sono colori incredibili. Brava, eri brava nell'Accademia, eh? Grazie. È brava, quella mano, è difficile sì. Fare le mani, eh? Infatti dicevano che ero l'unica in grado di cogliere lo sguardo del soggetto. Beh, vabbè. E volevo vedere se riuscivo a dipingere di nuovo. Lo sguardo di lei è uno sguardo intrigante, c'è quasi un leggerissimo strabismo di Venere, sì. Ma leggerissimo. E poi l'altro sguardo si affida, forse c'è anche una tenerezza, un'attrazione, adesso non ci interessa di stabilirlo, però... È uno sguardo che, anche se è indiretto, noi cogliamo perfettamente. È uno sguardo di grande affidamento alla sua amica, capito? Sì. Ecco. O sorella, non so che cosa. Va bene. Ok. Senti, torniamo a questa antologia che vi accomuna. Mi illumino l'immenso invece di Giusi, di Maria Giuseppina. Vediamo. E devo dire, qui hai scritto una poesia molto bella su tua madre, ma non dura tutta questa poesia, vedi? Volano granelli di memoria, le memorie si sono sparse in granelli, sì. Ovunque, come lungo la spiaggia dove la Sara Allegretti mette sempre i suoi soggetti, sono, e divorati dalle onde, beh lì le onde erano tranquille, insomma ancora non divorano, ma non si sa mai. Sono avvolte ancora dall'infinito dei miei pensieri. E quest'idea dell'infinito, adesso scherzo perché in fondo l'infinito non smette mai di, noi non smettiamo mai di rincorrerlo, di raggiungere il nostro malgrado. Dall'alto di un Vesuvio, Sara, lo sguardo non è soltanto un orizzonte, è qualcosa che sfiora, arriva all'infinità. Che l'orizzonte non conclude, ma capito? E io sentivo in quella luce di prima, non era Leopardi, ma sentivo proprio che era dall'alto e c'era un qualche cosa al di là molto forte. Quindi la tigre nascondeva l'orizzonte di infinità.
E così nelle poesie di Giuseppina, di Maria Giuseppina Campagna, c'è veramente un infinito dei pensieri. Sì. E i pensieri non sono una categoria tutta insieme così, come non lo sono neanche le bellissime foto di Paolo Fanti. I pensieri... Sì. Ecco. Oh, sempre lei, eh? Tigre. È sempre lei. Questa... Che sta facendo? Che sta facendo un bagnetto? Le abluzioni? Questo è un cartone 170 e ho utilizzato pastelli e pastelli acquerellabili. Sì. La tigre riflette nell'acqua. È bellissima questo quadro. Che cos'è? Acrilico? Pastelli e pastelli acquerellabili. Pastelli e pastelli acquerellabili. Sì, sei riuscita proprio perché sei precisissima come dire, chissà quanto tempo ci metti, c'è una minuzia proprio nel rendere quel pelo, quegli occhi, quei baffi. Beh, questo l'ho dipinto in una giornata, con i pastelli è più veloce, invece con la pittura certo. D'olio si deve asciugare, ci vuole l'olio, più tempo. Il problema dell'olio rispetto alla critica è questo, che asciuga più lentamente. Sì. E tu questa tigre l'hai messa però a fare il suo bagnetto. Nel suo habitat. Nel suo habitat, è molto bello, dietro ci sono no? Queste piante che crescono dentro l'acqua, quindi è anche bello il discorso del riflettersi. Perché, ecco, come ha fatto una volta Paolo Fanti, che ha messo nel suo libro una foto, non tanto al contrario, ma fatta da terra, quindi lui vedeva le cose capovolte, e sarebbe bello vedere il riflesso della tigre come rimane, e rimane come un sogno di se stessa, è molto bello, è molto fascinoso. Mi piace quasi più il riflesso perché in qualche modo, capito, rifrangente, riflesso, acquatile, che non la tigre stessa, che è sempre meravigliosamente se stessa. Vabbè, vediamo avanti cosa c'è ancora. Oh, questo è un leone. Sì, il leone che sta sbadigliando. L'altra volta, sì. È sempre iracondo, arrabbiato, quindi è sempre meglio andarci piano, con i piedi di piombo, come si diceva una volta. Però, insomma, sta anche un po' sbadigliando. Ora, dicono che si respira o per noia, o per fame, o per sonno. Questo dicono, vecchia cosa, mi ricordo mio nonno che mi diceva. E se uno fosse stato lì presente, sarebbe stato meglio che non fosse stato per fame. Perché se era per noia, vabbè, insomma, non siamo stati spiritosi, ma veramente, è stupendo. Ed è anche una posa, devo dire, brava, perché non è una posa così frequente. Il leone è più facile farlo, imperioso, che ruggisce, che sembra quello della Metro-Goldwyn-Mayer, così che sta là, presente il film. E però, invece, questo sbadiglio che insieme è selvatico ed è, capito, un po' imbarazzante, si sta annoiando, forse c'è un po' sonno, gli anni passano, è stanco. E poi, capito, basta. È stupendo, bellissimo. Vediamo se c'è ancora un'altra cosa. Ah, beh, anche questo il ghepardo. Ma questo è un ghepardo che c'ha, non so se è maschio o femmina, insomma, ma c'ha gli occhi delle eroine di Tamara delle Picche. Sto scherzando, sì. C'ha degli occhi verdi bellissimi. Questo è un quadro che fece al liceo. Vedi, era quel periodo lì, eh? Sì. Forse anche in te stessa, donna giovane, volitiva, c'era uno. Perché la cosa bella, devo dirlo, questo, sto un po' giocando, ma neanche tanto, perché il quadro è molto bello, mi piace. E la tecnica qual è? Pittura ad olio. Questa è ad olio, quindi vedete con il tempo di far asciugare quei baffi, quelle librisse. E non utilizzare solo i pennelli, anche le mani, le dita per dare quell'effetto di rotondità. Attenzione che è un ghepardo, non è una tigre, quindi vedete tutti, che è il più veloce, se non ricordo male, è l'animale sullo scatto più veloce del mondo, perché nei 100 metri, insomma, aveva il record della velocità. E devo dire che questi occhi sono incantevoli, perché come se ci cullassero, come fanno fare i grandi romanzieri esotici, eccetera, ci cullassero in un viaggio tutto suo, mentale, che è quasi dolce. Quindi da lì capisco che è nato la tua idea di far coabitare la dolcezza, la tua anche freschezza di giovane artista, con quest'idea invece della terribilità di una tigre, di un ghepardo, di un leone. Leone, ghepardo e tigre, sì. non ci facciamo mancare di niente qui, eh? Manca la pantera,
non rosa, quella la pantera. Voglio dipingere anche due gattini, i miei due gattini. Vabbè, i due gattini sono delle tigri corte, insomma. Sì, no? Una piccola tigre. Va bene, ok. C'è qualche altra cosa che hai dato a Salvatore? Il Arnoldo e Franco volevo mostrare. Ecco, vediamoli bene. Sì, sì, questo anche... Ecco, spiegami okay. Un po', Schwarzenegger, sì. Ecco, spiega com'è nato questo... Ho dipinto il quadro che raffigurano Schwarzenegger e il suo defunto amico Franco Columbo, quello sì. In basso a destra è Franco Columbo. Sì, certo, certo. E ho dipinto questo quadro in tributo in occasione del primo anniversario della morte di Franco. Ma sono lui era stati un culturista? Per 53 anni. Era un culturista? Sì. Ecco, appunto. Erano gli anni d'oro quando i due migliori amici andarono in America per inseguire il sogno americano di diventare bodybuilder. Certo, certo. Beh, e ho dipinto questo quadro tributo. Schwarzenegger partiva dall'Austria, no? Sì, se non sbaglio, quindi, sì, con la speranza che Arnold lo firmasse, lo mettesse all'asta e che il ricavato andasse in beneficenza. Beh, questa è una cosa molto bella, te lo devo dire. Provo intanto l'amicizia è un dono dei doni, insomma, è una cosa pari all'amore, sono dei sentimenti preziosi, insomma, anzi forse... si spera che l'amore non finisca mai quando abbiamo quello importante, ma voglio dire, a volte l'amore può finire, mentre invece l'amicizia, sembra, dicono che le grandi amicizie non finiscono proprio mai. Ma e poi